Grazie, direttore. Due affermazioni sottolineo. Abbiamo tracciato un solco. Questo era un po' l'obiettivo di un progetto pilota. Non è quello di esaurire un argomento, ma è di iniziare a proporre una innovazione nel settore zootecnico regionale e questo è l'obiettivo che ci eravamo preposti e questo è l'obiettivo che abbiamo colto. Oggi finisce l'esperienza del gruppo operativo Vitosca e inizia quella fase che per la verità è già iniziata. Durante il percorso del gruppo operativo di divulgazione di informazione su tutto il territorio regionale affinché questa esperienza sia ripetibile anche presso altri allevamenti. Già ne abbiamo conferma perché in questi anni, tra proroghe sanitarie, proroghe richieste e quant'altro, il progetto si è sviluppato per un periodo superiore rispetto a quanto avevamo previsto all'inizio. E già in questo periodo abbiamo avuto nuove adesioni da parte di diversi soggetti. Stamani mattina parleranno tutti i protagonisti del gruppo operativo, tutti i partner, cominciando dalle due aziende zootecniche, poi CAF, poi l'Istituto Zooprofilattico, poi Demetra e con loro faremo un po' il punto della situazione. Ho chiesto a ciascun partner di intervenire per 5 minuti. Stiamo nei tempi, 5 minuti sono pochi, ma se possono essere, diciamo, ben sfruttati, da ciascuno di noi.